dai padroni di casa dei Leto Giovani. Un roboante 8-0. Tocco o del portiere o di un avversario o di un compagno, ovviamente. Pomponi, doppietta per lui nella prima partita. Apre a sinistra da Ageda. Vuole provare a coordinarsi per la rovesciata. Palla che parte bene, diventa però un assist per Pomponi. Finta col destro, calcia col mancino, il tocco alla porta è semi sguarnita, ma non abbastanza. La grande parata del portiere del Taormina. Non è riuscito però nel suo intento. Prosegue l'azione a sinistra con il Taormina, che adesso ci crede un po' di più rispetto alla partita contro il Leto Giovani. Non è ancora buono. Arriva dentro, sinistro, meraviglioso, che trova l'incrocio dei pali. Il vantaggio per la Taormina, anche il primo gol segnato in questo torneo. 1-0. L'estremo difensore. Marco, c'è dietro! Esposito con il fisico. Sì, Stella Taormina qui con il piazzato, Lido è attento. Due uomini addosso a lui, porta a casa una rimessa. Insomma, possiamo dire, insomma, Taormina in vantaggio. Intanto arriva il gol del pareggio, abbiamo chiamato. Con una deviazione, questa volta sì c'è stata, allora pareggio all'Academy Sit. Possiamo attribuire il gol a Pomponi. Altra versione, nana di testa, Gallo per andare col sinistro, dovevi andare col destro e piazzare. È lontano dallo specchio della porta. L'arbitro dice che possibilità per Taormina, bella la finta, e poi però nella bocca chiude e riparte per Ageda. Se ne va. Fusione deviata, possibilità per pareggio del Taormina. Un'altra disattenzione della retroguardia dell'Academy Sit, costa il 2-2. Battere questa rimessa, mette in mezzo, la palla allontanata, addirittura è rovesciata qui. Ci ha provato la grande coordinazione Bianchi. Ageda, rimontato. Un po' di precisione l'Academy Sit, gli ultimi metri, Bianchi con il destro, la palla rimane lì e Pomponi deve solo metterla dentro questa volta. A tradimento è arrivato l'eroe del portiere del Taormina. Doppietta per lui di questa partita, doppietta nella partita d'esordio. Attenzione qui al colpo di testa da parte di Esposito e poi la parata di Lodi, si è salvato l'Academy Sit. Lancio troppo lungo da parte del portiere siciliano. Va bene Pomponi, aggancia e calcia col sinistro. Altra grandissima risposta. Arriva il cross
Intanto... Ma fa pure la telecronaca? Punto Geda, messo a tre dall'altro lato, poi che sbuca all'interno dell'area di rigore del Taormina. Bianchi con il destro, ancora strepitoso davvero. E Taormina, ovviamente qui va a commettere un errore dopo le tantissime parate, i tantissimi elogi da parte nostra. È arrivato un errore che può pesare tantissimo. Dai, da calcia lui, una volta facile, una parata. Tiro! Conclusione, Lodi attento sul suo palo, molto bravo. Tire un accesso, diciamo, alla finalissima per il primo e il secondo posto. Quindi staremo a vedere quello che succederà domani, ultimo minuto che è cominciato. Vediamo se fa veramente una preghiera di quelle che possono succedere solo una volta nella vita. Pomponi per chiudere game, set e match per l'Academy Sit, con ancora la rete del 10-5-2 con Pomponi davvero scatenato. Si porta avanti di tre marcature. Sul 4-2. Insiste ancora la Taormina, vuole chiudere comunque in bellezza la sua giornata. L'arbitro dice che basta così. Finisce 5-2 per l'Academy Sit.